prendiamo nel libro di Ezechiele. Meditiamo insieme mentre fratello Una viene avanti per interpretare la predicazione. Ezechiele, capitolo 9. Ezechiele capitolo 9. We are going to read Ezechiel chapter 9. Lo leggo prima in italiano e poi il fratello lo leggerà in inglese. No, è primo. The primo. Okay, from first. We are going to read in Bible. Dio ci benedica. God bless you. Poi gridò ad alta voce alle mie orecchie e disse: fate avvicinare quelli che devono punire la città. E ciascuno abbia in mano la sua arma di distruzione. Ed ecco venire dal lato della porta superiore che guarda verso settentrione sei uomini, ognuno dei quali aveva in mano la sua arma di distruzione. In mezzo a loro c'era un uomo vestito di lino, che aveva un corno da scrivano alla cintura. Essi vennero a mettersi di fianco all'altare di rame. E la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava e andò verso la soglia della casa. Il Signore chiamò l'uomo vestito di lino che aveva il calamaio da scrivano alla cintura e gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Agli altri, in modo che io sentissi, disse: passate per la città dietro a lui e colpite, il vostro occhio sia senza pietà e non abbiate compassione, uccidete, sterminate, vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno, cominciando dal mio santuario. E si cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa. Poi egli disse loro: contaminate la casa e riempite di cadaveri i cortili, uscite. Quelli uscirono e andarono colpendo per la città. Mentre essi colpivano, e io ero rimasto solo, caddi faccia a terra e gridai: ahimè, Signore, Dio, distruggerai forse tutto ciò che è rimasto di Israele, riversando il tuo furore su Gerusalemme? Egli mi rispose: l'iniquità della casa di Israele e di Giuda è troppo grande, il paese è pieno di sangue e la città è piena di ingiustizie, poiché dicono: il Signore ha abbandonato il paese, il Signore non vede nulla, perciò anche il mio occhio sarà senza pietà. Io non avrò compassione, farò ricadere sul loro capo la loro condotta. Ed ecco l'uomo vestito di lino che aveva il calamaio da scrivano alla cintura venne a fare il suo rapporto e disse: ho fatto come tu mi hai comandato. Ascoltiamo la lettura in inglese. Praise the Lord. We are going to read Ezekiel from 9th chapter from beginning to end. Then he called out in my hailing with the Lord voice, saying, let those who have charge over the city draw near, each with the deadly weapon in his hand. And suddenly six men came from the direction of the upper gate, which face north, each with his battle in his hand. One man among them was clothed with the linen and had in written Likon at his side. They went in and stood beside the bronze altar. Now the glory of God Israel had gone up from the Cherub.
where it has been to be threshed of the temple. And he called to the man clothed with the linen who had the writer or inkhorn at his side. And the Lord said to him, go through the midst of the city, through the mass of Jerusalem, and put a mark on the throat and the man who sing, and cry over the abomination that are done with it. To the others he said in the hearing, go after him through the city and hill. Do not let your eyes spare, nor have anybody utterly say, old and young man, witness and little children, and whom would the not come near among one whom is the mark, and begin on my son totally. So they begin with the elderly who were before the temple. Then he said to him, then defile the temple and fill and court with the slain, go out. And they went out of the called in the city, killed in city. Sorry. So it was, what will they were healing them? I was left amongst, and I fell on my face and cried out and said, oh Lord God, will the disciple all the remnant of Israel in pouring out your fury on Jerusalem? Then he said to me, the ensued of the house of Israel and Judah and excellently great, and the land of is full of blood, said, and the city full of vermicelli, for they say the Lord has frozen and land, and the Lord does not see. And as for me also, my eyes will neither spare, nor will I have pity, but I will recommence their dead on their own land. Just then the man clothed with linen who heard it instant at his side report back outside, I have, does not you command me? Amen. Preghiamo. Let us pray. Signore, ti preghiamo per la tua parola. So we are going to pray in your name, the word of God, my Father. Desideriamo che questa parola venga dal cielo sulla nostra vita. We think that this word is coming from heaven, my Father. Apri il nostro cuore, Signore. Yeah, just open our heart, my Father. Apri la nostra mente. Yeah, just open our mind, my Father. E fa che possiamo intendere la tua parola. Yeah, we must listen in your word of God, my Father. Per la nostra salvezza. Our salvation. Per la nostra santificazione. Our sanctification. Grazie Signore nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Thank you my Father. Everything we are praying for the name of Jesus. Amen. Amen. Ci sono dei passi nella scrittura che mettono in evidenza il profondo amore che Dio ha per noi. Un attimo. So we are going to talk. We are going to listen in the word of God. E noi siamo molto attirati dai passi dove si parla dell'amore di Dio. Yeah, we are going to be. We are taken actually from the love of God. E la scrittura presenta l'amore di Dio per tutti gli uomini. The word of God is written about the love of God. Ma ci sono anche altri passi che ci chiamano ad una grossa responsabilità.
Yeah, the other verse also is telling that the big responsibility is saying. La scelta di servire Dio è una scelta importante che abbiamo fatto. The we have decided to do the God works. It's important. È importante innanzitutto perché ha cambiato il nostro destino eterno. Yeah, we have decided to change our eternal life. È la scelta, noi nella nostra vita facciamo tante scelte. We have decided to do a lot of things. Ma quella di servire Dio è la scelta più grande che potevamo fare. Yeah, we have decided to do the God of work, it's a great works. Sicuramente anche la più bella, perché credo che siate d'accordo tutti quanti. I am sure that is very great. È la più bella, ma è anche la più impegnativa. Yeah, so because it's great and you have to do your full work. La scelta di servire Dio non ci impegna per un tempo. Yeah, so you want to do the God works, it's not just one time. Ma ci impegna per sempre. You have to spend your time always. Noi sappiamo che la Bibbia dice che le cose che Dio fa sono per sempre. Yeah, we know that God is always will do things. Ma anche le scelte che noi facciamo per Dio devono essere per sempre. Also, we must do always for the God. La Scrittura oggi ci pone di fronte ad una grossa responsabilità. Yeah, the God word is written, got to take big responsibility. Esaminiamo insieme alcuni episodi in questo capitolo. Yeah, this chapter we're going to read many things. Intanto voglio farvi notare che in questo capitolo viene tolto un velo che ci fa guardare nell'eternità. Yeah, so this word is telling that we are going to be eternal life. We are going to see the eternal life. In questo passo non c'è nulla di umano. È tutto divino. Divino, è tutto spirituale, tutto yeah, celeste. This is not in the physically life. This is the spiritually life actually. E in questo passo viene messo in evidenza l'opera di Dio come è realmente. Yeah, this word is telling that really that God works what is going to do. Viene messa in evidenza intanto l'importanza della parola di Dio. Yeah, it's very important to listen the word of God. Avete visto che il primo verso dice gridò ad alta voce alle mie orecchie. Yeah, the first verse is telling that is listening it's softly. E questo questo mette in evidenza che la parola di Dio è una parola che deve essere ascoltata. Yeah, the word of God you must listen. Noi non so se vi è capitato di gridare, ma noi gridiamo quando vogliamo far valere le nostre ragioni. Yeah, sometimes we are shouting actually, just we want to listen the shouting that of the word of the God. Gridiamo anche inutilmente a volte. Yeah, sometimes we are just shouting for nothing. Siamo in grado anche di gridare per sciocchezze. Yeah, sometimes just we are shouting actually for nothing. Ma quando in particolare vogliamo far prevalere la nostra ragione, noi alziamo la voce. Yeah, sometimes we are our words is correctly, then you think that you are going to be shouting. Ora notate che il profeta Ezechiele ha aperto un messaggio molto forte. Yeah, the prophet Ezekiel is given its big message. È una voce, a strong message. È una voce che viene dal cielo, questa che grida. Yeah, that one word is coming from heaven. It's shouted, it's from heaven. E poi gridò ad alta voce alle mie orecchie. Yeah, he's listened actually. It's a big shouted voice. Era necessario che Ezechiele sentisse quello che stava per avvenire. Yeah, the Ezekiel is just listening is what is going to become. Ora questa non sarà una predica ad alta voce. It's not just one prayer for the shouting. Però sarà una predica dove vuole sottolineare una voce alta. Yeah, this one voice is very high. Alta perché viene dal cielo. Because it's coming from heaven. Quanto è importante stamattina capire diverse cose. Yeah, today morning we are going to be different things we are going to see actually. Perché questa è una parola, questa di stamattina, in grado anche di metterci in crisi. Yeah, these words we are going to listen, even Gracie, we are going to be in trouble. Questa parola è in grado anche di farci andare via dal locale tristi. Yeah, this word is telling that one very sad place we are going to see actually. Ma c'è anche una tristezza buona, dice Paolo ai Corinzi. Yeah, even if sadness is going to be things goodness. Paolo dice che c'è una tristezza secondo Dio. Yeah, the apostle Paul is telling that
The sadness is the going to be get the blessedness. E la tristezza secondo Dio è quella che conduce al ravvedimento. Even we are in sad, it's God is permit. E la tristezza secondo Dio, se conduce al ravvedimento, conduce alla salvezza. Yeah, even you are sad is going to be get your salvation in your life. Innanzitutto notate che questa voce grossa è pronunciata per parlare di un giudizio. Yeah, this word is very cloud words. It's going to be in justice for the one word. Ezechiele è pronto per ascoltare. Ezechiel is just is ready to listen that word of God. E ascolta relativamente a un giudizio. Yeah, he's just listening and carefully. It's on just on justice. E sente dal cielo qualcuno che dice: fate avvicinare quelli che devono distruggere le città. Somebody is telling to Ezechiel, just listen carefully. He's going to be tell something from heaven. Si parla di sei uomini, sei angeli che ognuno dei quali ha la sua arma di distruzione. Just they're talking about six men and some angels. E quindi è un messaggio forte anche per Ezechiele questo. This is one message even for Ezechiel, it's a very strong message. E poi noi non dobbiamo ignorare che le cose non siano così. Be not just ignorant to listen this word. Anzi, dobbiamo percepire la realtà delle cose di Dio per la nostra vita. Yeah, this we are going to see the really life of our real things to our life. Vi voglio far notare anche un altro particolare che non è molto bello per noi. Yeah, we are going to see it's not something for good things in. Che il giudizio in maniera particolare è riversato sul popolo di Dio. Amen. Judge is the judgment. Judgment is telling that is the justice of God. E mentre questa voce annuncia il giudizio. Yeah, this cloud voice is listening to the justice. Mentre Ezechiele sta ascoltando che ci sono sei uomini che devono distruggere la città. Yeah, the six men, Ezekiel is just listening that word, the six men is going to be destroyed. Ecco che Ezechiele stesso vede venire dalla porta superiore sei uomini. Yeah, that six men is coming from the superior, the voice. Ognuno di questi uomini aveva un'arma di distruzione. Yeah, everybody have that six men, everybody have hand on some arms. E questi uomini vengono dalla porta superiore. Yeah, that six men is coming from that big door. Dio ha stabilito la salvezza. Yeah, God is a salvation. Ma ha stabilito anche il giudizio. Yeah, also he decided to do some. Vengono dalla porta superiore. Yeah, they came from the big door. Ognuno di questi ha un'arma pronta per distruggere. Yeah, everybody has that one arm is there to destroy that Jerusalem. Ognuno di questi ha un compito, verrà per ammazzare. Each person they have different things, but anyway is going to be killed everybody. Ognuno di questi verrà non per convincere, ma per distruggere. Yeah, they not came to solve that people. This came to destroy that city. La Bibbia dice che Dio ha fissato un giorno nel quale tutti gli uomini saranno giudicati. Yeah, the God is decided to do one day is coming to justice for every man. Provate a immaginare la visione che vede Ezechiele. Non deve essere molto edificante. Non deve essere molto bella. Yeah, for Ezekiel it's not the great things, it's good things to see actually this. È come se tu a un certo punto vedi sei uomini con delle armi pronti per distruggere. Yeah, Ben is seeing that six person is having arms is going to be killed everybody. Credo che questo profeta sia rimasto anche un po' ansioso nel vedere questa visione. Yeah, this Ezekiel prophet is just seeing means is very sad and sorrow. Poi dobbiamo anche pensare che questo qui era un profeta di Dio. Yeah, even we must think that he is the prophet of the God. E che vede il giudizio venire da Dio. Yeah, the judgment is coming from God. E voi sapete che il giudizio di Dio non si può fermare. Yeah, the judgment of God nobody can stop. Noi possiamo fermare gli uomini, non Dio. Yeah, we can stop for man, but not God. E noi possiamo fermare anche l'uomo più potente di questa terra. Potremmo riuscire in qualche maniera, ma non fermare la mano di Dio. Yeah, we can stop even very important person in the world, but we cannot stop in the God. E man mano che questi sei uomini si posizionano, si fermano per eseguire il loro giudizio. Yeah, the six person is a different position they're standing.
in mezzo a loro compare un altro uomo. Yeah, that in the center of them is the thing that is other things. La caratteristica di questo uomo è diverso da quei sei che hanno l'arma di distruzione. Yeah, the six man, the center one person is there, is a different character of them. Innanzitutto è un uomo vestito di lino. That man is the dress. E non solo è vestito di lino, ma anche un corno da scrivano alla cintura, una penna. Yeah, he having one pen to write. E questi sei uomini, prima di eseguire il giudizio, si mettono a fianco a lui. Yeah, the before that six men is going to be destroyed, just stop. Sembra che questo uomo abbia la possibilità di fermare questi sei. Yeah, that man, he have the rights to stop that six men. Mentre questi sei sono pronti per eseguire il giudizio, a un certo punto si fermano accanto a quest'uomo vestito di lino. Yeah, just they're seeing actually that six men, they're seeing that one man is he having dressed in linen dress. E questo uomo ha una parola più forte di questi sei. That man is having the great message. E questo uomo ha una parola molto potente. Yeah, that man is having that word of God, it's more potential. Ha una parola che è in grado di fermare il giudizio. Yeah, he having that word, even he can stop in just judgment. Ha una parola in grado di rallentare il giudizio. Yeah, that man having that word, he can slow, he can make it slow that judgment. Quest'uomo non cancellerà il giudizio. Yeah, this man is not going to be cancel his judgment. Ma darà precedenza alla salvezza. Yeah, he having the precedence of the salvation. In mezzo a loro compare questo uomo vestito di lino. Il libro dell'Apocalisse ci presenta un uomo in gloria, vestito di lino. Yeah, the word of God is telling that, the revelation is telling that he having the same man, one man he having the dress. E se è vero che quest'uomo ha una penna in mano, un corno da scrivano, che ha la sua caratteristica è quella di scrivere. Yeah, that man is having the one pen, he's ready to write on something. È altrettanto vero che uno solo può scrivere i nomi nel libro della vita ed evitargli il giudizio. Hallelujah. There are only one person is there, he have right to write in the word of God, the living word of God, the name in the books of the heaven. Dio dà la possibilità ultima agli abitanti della terra per fuggire dal giudizio. Yeah, the God is decided to the last day is going to be destroyed that word, but the man of God he having the pen to write in the living word. La loro possibilità si chiama Gesù. Yeah, that name is called his name Jesus. La scrittura dice che saranno salvati tutti quelli cui nomi sono stati scritti nel libro della vita. Yeah, the written who are written in the word of the name of in heaven. It's written, always written. Ma quelli che non i cui nomi non saranno trovati nel libro della vita saranno gettati nello stagno di fuoco. In whoever is not written the book of living book, they are going to be in fire. Vediamo intanto cosa succede. Just we will see what is going to happen here. Notate che questi angeli, questi sei uomini con l'arma di distruzione, si sono andati a posizionare accanto ad un altare. Si sono fermati vicino ad un altare. Yeah, the six men and angels just stop to before the tribulation. Il versetto 2 dice: essi vennero a mettersi di fianco all'altare di rame. Yeah, the 7 and 2 is telling. E innanzitutto l'altare. L'altare. È l'altare, il luogo dove si offrono i sacrifici. Yeah, they are going to sacrifice their life. Innanzitutto questi sei uomini con l'arma di distruzione si sono posizionati vicino all'altare. Yeah, that six men is whatever is having that arms is just to stop. E quest'arma di distruzione si deve fermare vicino all'altare dei sacrifici. Ah, just their man already having arms is going to be destroyed the man, but just stop. Questo altare parla
parla di un sacrificio che è stato fatto per la nostra salvezza. Yeah, just before that, just we sacrificed did God for us. E quindi chiunque riconosce in Gesù il sacrificio di Dio è libero dal giudizio. Yeah, the sacrifice of our Lord Jesus Christ, that is, we can stop that judgment. E questo altare è fatto di rame. Rame, questo altare, questo luogo dove si offrono i sacrifici è fatto di rame. Yeah. C'è scritto qua, verso 2, fine di verso 2. Bronzo. Bronzo. Questo altare è fatto di rame. Di bronzo, dice bronze. La traduzione in inglese. Okay. Questo rappresenta la giustizia di Dio. Yeah, this one is the judgment of God. E la giustizia di Dio è nel sacrificio di Gesù. Yeah, the judgment of God is the sacrifice of our Lord Jesus. Ora notate bene, fratelli, che questo uomo vestito di lino, yeah, che aveva il calamaio alla cintura. Yeah, this the sixth man is same woman. Questo uomo. Yeah, that man, one man, he having that belt. Questo uomo vestito di lino che aveva il calamaio e la penna inizia a passare in mezzo a Gerusalemme. Yeah, that one man, he having that belt and pen is going to be right on every man over that Jerusalem. E fa un segno sulla fronte degli abitanti. Yeah, he is going to be write something in center of city. Fa un segno sulla fronte di quelli che soffrono. Yeah, he is going to be sign something. Ma che non soffrono perché hanno una malattia. Yeah, they're not suffering actually, they have the sickness. Non soffrono perché hanno una mancanza di soldi. Yeah, they're not suffering for the money. La loro sofferenza è dovuta al peccato. Yeah, they're suffering because of their sinner. E che quindi loro hanno il desiderio di essere riscattati dal peccato. Yeah, they decide to die for the sinner. L'opera che Dio ha fatto nella nostra vita è un'opera che principalmente ci ha liberato dalla sofferenza che il peccato aveva prodotto in noi. Yeah, the God God is decided to the sacrifice of our Lord Jesus Christ, we are free from the death and. La vera liberazione sta nella liberazione dal peccato. Yeah, the freedom from the sinner. E a volte noi ascoltiamo delle cose che sono anche importanti, come la liberazione dalla morte, dall'incidente, la guarigione da una malattia, il fatto che Dio provveda un lavoro, sono cose importanti. Yeah, the important things we are thinking that sometimes in accident, sometimes we are in sickness, we are going to be die. Ma queste cose sono per questo tempo. Yeah, because of this time we are going to be die. E non sono utili per la vita eterna. Yeah, and eternal life is not like this. Ma Dio ha provveduto qualcosa di eterno. Yeah, so God is provided something to eternal life. Ed è la liberazione dalla potenza del peccato. Yeah, the freedom, we have the freedom of the sinners. Fai un segno su coloro che soffrono, che sospirano per le abominazioni, per il peccato. Yeah, the man is the suffering for the sinner. È una delle cose più grandi che Dio poteva fare nella nostra vita è quella di liberarci dalla sofferenza del peccato. Yeah, one of the things that God is going to be do our life is going to be freedom for the death. Quando noi siamo liberi dal peccato, noi siamo felici senza avere niente. Yeah, when you free from your sinness, you are very freedom. La felicità non è nelle cose che possiamo avere. But your happiness not from the world. La salvezza non è nelle cose, non può dipendere da quello che abbiamo o da come stiamo o da qualcuno che ci fa soffrire. Yeah, your salvation is not how you are dressing, how you are thinking, how you are doing. La salvezza è qualcosa che ha messo in noi in grado di dare una relazione con l'eternità. Yeah, the salvation is from God. His eternal life is going to be given. E noi adesso abbiamo una linea continua con il cielo e con le cose del cielo. Yeah, we are going to be continuous in the word of God. Continuous, we must listen and do the word of God until die. L'uomo vestito di lino, Gesù, ha scritto il nostro libro in un registro che nessuno può stracciare. Yeah, our Lord Jesus
Jesus Christ is written actually, nobody can cancel from that. E questa è la salvezza che Dio ci vuole dare. Yeah, this is actually salvation for God is going to give us. E notate, quest'uomo inizia a passare in mezzo alla città e a segnare sulla fronte. Yeah, this man is just as fast away from inside the city. E questo segno viene fatto sulla fronte. Yeah, it's going to be written in front. However, voglio farvi notare che la scelta del corpo dove viene fatto il segno non è casuale, ma è studiata da Dio. Yeah, it's already is God is studied to write in name on in forehead. Dio avrebbe potuto scegliere qualunque altra parte del corpo, ma ha scelto la fronte sul quale fare il segno. Maybe God he can decide to write in some other place of our body, but he's decided to write in head, forehead. Fateci caso, la fronte è il segno, è il luogo del corpo più visibile alle persone. Yeah, for man the forehead is more visible. Dio avrebbe potuto scegliere una mano, un braccio, una spalla, la faccia, il collo, ma ha scelto la fronte. But God is not decided to write in hand or somewhere in the body, but is decided to write in forehead. E la fronte è stata scelta in questo capitolo come segno di salvezza. Yeah, this written is the salvation. How the salvation? La salvezza è un dono che si vede nella vita. Yeah, the salvation is God is given, the grace of God. È impossibile non vederla. Yeah, it is impossible to see. Vi dico qualcosa che forse potrebbe anche meravigliarvi adesso. Yeah, maybe you can see the marvelous of this. Noi siamo in grado di riconoscere in altri luoghi delle persone se sono salvate o no, se abbiamo una certa dimestichezza con le cose celesti. Yeah, maybe we can see other world is people are the suffering and everything, but we are going to be salvation we have. E non sempre abbiamo bisogno di presentarci perché il segno è evidente della nostra vita. Yeah, we need sign. You must need. E vi siete mai accorti che qualcuno va detto tu sei diverso? Yeah, somebody is telling that you are the diverse. Vi ha mai detto qualcuno ma tu cos'hai nella vita? Yeah, somebody is telling that you have anything else. E vi ha mai detto qualcuno quando ti vedo mi sento sereno? Yeah, when you're seeing that just seriously you are seeing. Ecco perché il segno è evidente sulla vostra vita. Yeah, that sign is very important in your life. E siccome è evidente sulla nostra vita, è evidente anche sugli altri. Yeah, how important for us, even important for others. Vi è mai successo di vedere qualcuno e di dire mi sembra che quello debba essere un fratello? Yeah, if you have the chance to tell they're our brothers. E poi vi è successo che attraverso una serie di cose avete scoperto che quello era un fratello? Yeah, when you seeing that these signs we are there our brothers. E non è che voi siamo particolarmente esperti nell'intuizione, nel capire le cose, non siamo esperti. Yeah, we not just seeing. Succede un po' come è successo a Elisabetta quando ha incontrato Maria, il bambino ha sussultato nel grembo. Yeah, when Maria has met in Elizabeth, that child is just dancing inside. E così succede quando due si incontrano, salvati, sentono il sussulto della salvezza, la gioia della salvezza. When the brethren together, just we are seeing the salvation of God and happiness of God. Voglio farvi un'altra domanda. Can I ask one more question? Vi è mai successo di incontrare uno che dice di essere fratello, ma non ve ne eravate mai accorti? Yeah, when you seeing the one brother is just telling that our brother. E non ve ne siete accorti neppure quando si è presentato che era un fratello. When you somebody is present of he is my brother. La tristezza che aveva sul volto, il modo di muoversi, di esprimersi, tutto diceva tranne che era un fratello. Yeah, if you, one brother if you meet it's different than world people. E dov'è il segno? Yeah, there is sign is there, very sign. E poi vi rispondono queste persone, ma Dio è nel cuore. Yeah, the God is in our heart. Ma tu quello che hai nel cuore lo manifesti sul volto. Yeah, when you have the word of God inside, just your happiness you have. E non c'è un, non puoi avere una cosa nel cuore e dimostrare un'altra. Yeah, if your heart is for God but you're doing it something bad. Non puoi avere una gioia eterna nel cuore e una tristezza enorme sul volto. You cannot be happy in heart but your mind is different. L'opera che Dio ha fatto nella nostra vita è un'opera evidente. Yeah, our God is God word is telling that. Fai un segno sulla fronte. Yeah, it's a sign on front. E poi dice agli altri
E poi dice Ezechiele, agli altri invece saranno, c'è un giudizio sulla loro vita. Yeah, the other people, they have the judgment of other. E la prima cosa che viene messa in evidenza è un particolare. The first things we are doing particularly. Quei sei uomini che hanno l'arma di distruzione devono muoversi soltanto dopo che è passato l'uomo di lino. Yeah, the six men who is having that arms, he must wait first, that one man must be passed. Se Gesù è passato vicino a te, yeah, Jesus Christ is passed e next tu non to hai you, aperto il cuore, if you not open your heart, ci sono sei uomini pronti, the six person is ready per eseguire il giudizio di Dio sulla yeah, tua the vita. Six man is going to be destroyed on your life. Non puoi girarti indietro e richiamare l'uomo, you cannot turn and c'è un tempo per ogni cosa. Everything there is time. E questo è il tempo in cui l'uomo vestito di lino Gesù sta passando e ripassando, passando e ripassando. Yeah, the time that Jesus is just is passed our life. Always is passing. È il tempo che stai perdendo, è un tempo prezioso. But we are not just spending just time. E verrà il giorno in cui passerà il giudizio di Dio. Yeah, there is time is coming. E tu non avrai possibilità di appellarti. Yeah, there is no chance to accept. From that. No, come hai avuto la possibilità di rifiutare Gesù, non potrai rifiutare il giudizio. Yeah, you must listen to word of God, our Lord Jesus Christ. Notate, Gesù passa, ma indietro a Gesù passano subito gli altri con l'arma di distruzione. Yeah, Jesus when passed, next to that there are men is there to destroy our life. O c'è la salvezza o c'è la perdizione. Yeah, there's salvation or otherwise destruction. E questo è il giorno della salvezza. The day of judgment. Notate un particolare molto inquietante, molto brutto. Yeah, the day was very bad. Passate per la città e il vostro occhio sia senza pietà. Yeah, they don't see anything. That's everybody's they must kill. E non abbiate compassione. Yeah, don't passion, no thing that passion. Perché la compassione è solo in Gesù. Yeah, that passion from God. E una volta che è passato Gesù, non c'è più compassione. Yeah, one time when the Jesus Christ is passed, there is no passion. Non abbiate compassione, uccidete. Yeah, they're telling that don't passion, don't think that some passion, just kill everybody. A questi angeli viene comandato di uccidere, di sterminare vecchi, giovani, vergini, bambini e donne. This six man is ready to kill the children and women and men and old people and young people. Everybody is going to kill. Fratelli, dobbiamo un attimo guardarci negli occhi stamattina. Just today morning we are going to see our eyes. E dobbiamo prendere una decisione importante. We must decide our life. Dobbiamo stare attenti a non lasciare, a non prendere delle decisioni e a lasciare parte delle nostre famiglie indietro. Yeah, just listen and decide actually part of our family. Quello che noi dobbiamo decidere di fare, just we decide to do something, è quello di far camminare Gesù nella nostra casa. Yeah, just our Lord Jesus Christ is to walk. You must walk in full feet of Lord Jesus Christ. Stiamo attenti a non sottovalutare i bambini nelle nostre case. Yeah, don't just value of the children. I bambini devono poter avere la possibilità di sentire dell'uomo di lino. Yeah, just even children they must listen the word of God. That e dobbiamo indurli alla salvezza. Yeah, we must listen the salvation. E dobbiamo parlare loro della salvezza. Yeah, we must talk about salvation. Non dobbiamo aver paura di parlare loro della salvezza e del giudizio. Yeah, don't fear about that. Non dobbiamo temere di dire loro come stanno le cose. Yeah, don't think that situation is very bad. Assicuro che la loro età è cresciuta, loro sono molto più grandi di quanto lo eravamo noi alla loro età. Yeah, the children when they become the big, the more than us, they have the intelligence. La loro mente è molto più aperta di quanto lo era la nostra alla nostra età. Yeah, their mind actually it's very open than our age of. E se loro sono in grado oggi di mentire. Yeah, they are ready to actually listen. E se loro oggi sono in grado di imbrogliare. Yeah, they are ready to actually listen. Se loro sono in grado di manifestare furbizia. Yeah, they are very intelligent. E se loro sono
in grado di dimostrare anche di saper fare delle scelte. Yeah, they are ready to actually to select actually. Allora in loro c'è anche la possibilità della salvezza. They also having the possibility to the salvation of. E dobbiamo chiedere con tutte le nostre forze, senza paura, che Gesù faccia un segno sulla loro vita. Yeah, don't fear of anything. Just so Jesus is going to be right on. Il nemico è scatenato contro i nostri figli. Yeah, we must recommend of our children. Basta vedere la televisione. Yeah, basta. La televisione. Basta vedere la televisione. Non basta vedere la televisione. Il nemico è scatenato attraverso la televisione. Just they're seeing the television. Ma ditemi un po', voi ogni tanto i cartoni animati li guardate con i vostri figli? Just listen for children how many animal that cartoon show they're seeing. E non vi siete accorti che sono diversi da quelli dei nostri tempi? Yeah, they're not thinking about our time is not we're not going to see. Io vedo molti ridere, dovremmo piangere. Yeah, we are reading, we are actually laughing, but we must cry. Io non credo che a noi farebbe piacere discutere sull'inferno, sui demoni e su Satana a casa nostra. Yeah, we are keeping actually Satan all bad things to our house. Eppure in questi cartoni animati non c'è una puntata dove non viene nominato il principe dell'inferno, il principe della potestà dell'aria, l'inferno e tutto il male. Non c'è una puntata dove non vengono nominati. That cartoon shows is showing that it's everything bad in hell and bad things only. About Satan only. It's not telling to anything good things. Io lo so che è molto semplice in un momento in cui dove bisogna stare tranquilli metterli lì davanti e quindi noi diciamo almeno siamo un po' tranquilli. Just the children are seeing that this thing we are very però c'è un problema grosso. Yeah, the big problem is there. Il problema grosso è che quella televisione lancia dei messaggi omicida nella nostra vita. Yeah, that message from the television it's spoiling their life actually. Non dovete sottovalutare, non dobbiamo sottovalutare che nell'aria c'è ancora il principe della potestà che agisce negli uomini ribelli. Yeah, many things is there, good things to see actually, but everybody is seeing that bad things in the television. Io mi sono reso conto facendo il turno degli adolescenti come sono cambiati gli adolescenti. Yeah, when they become it's big, they must change even their mind is big things. A 13 anni conoscono tutto. Yeah, 13 years they know everything. E conoscono tutto quello che io a 36 anni non conosco ancora. We are 36 years, but they know better than us. E voi non vi dovete scandalizzare se vi dico che conoscono tutto, perché ci capiamo in che senso. Yeah, just we know that they know everything actually. A 13 anni hanno l'esperienza che io e te abbiamo fatto forse a 30 anni. Yeah, the 13 years boy and girl, they knows better than us, they knows. E vi assicuro che sono preparatissimi. Yeah, they already they prepared to know everything. E poi quando parliamo delle cose di Dio, diciamo che sono piccoli. Yeah, when we are talking about the God, they're telling that we are very small. Se vogliamo evitare che il giudizio si abbatta sulla loro vita, dobbiamo fare in modo che Gesù cammini nelle nostre case. Yeah, they must listen actually the word of God, otherwise the judgment will come to even upon them. Sterminate, c'è un giudizio per vecchi, per giovani, vergini, bambini, donne. Yeah, it's written that clearly is written that your children and baby and woman, everybody is going to be destroyed actually. E gli unici che scamperanno al giudizio? Yeah, only one. Some people only they're going to be exempt from that. Saranno quelli che avranno il segno. Yeah, who will have the sign? Hai ricevuto il segno? No. Did you receive on the sign? Quanti di voi hanno ricevuto il segno? No. Hallelujah. How many people are going to be there? E sei contento di questo segno? Are you happy with this sign? Perché questo sarà il segno che ti libererà dal giudizio. Yeah, this sign is going to be liberating from that. E non immaginate quello che sta per avvenire sulla terra. Yeah, don't think that is the what is going to be happen in the world. È sconvolgente quello che sta per avvenire sulla terra. Yeah, it's a great tribulation is going to become on the world. E dice la scrittura che neppure Noè potrebbe immaginare quello che sta per avvenire sulla terra. Yeah, we don't know actually what is going to become in the future, the great tribulation is going to become. La chiesa del Signore si accorge di quello che sta per avvenire. Only our church people, the word of God, who are listening and doing, they're going to be exempt from that. Mi sembra qua
quasi percepire la presenza di questi sei uomini pronti per distruggere. Yeah, the six men is going to be destroy the world. They're ready to do. Ma c'è ancora questo uomo di lino che sta dando l'ultima possibilità. Yeah, even that man, one man is waiting to lost chance is given to us. E infine voglio parlarvi di un altro di un'altra cosa particolare. The last things I am going to tell some particular things. E la cosa particolare siamo noi. Yeah, the things is what is particular we are. Perché sembra che l'uomo vestito di lino a un certo punto comandi che il giudizio deve avvenire innanzitutto nel santuario. Yeah, that man nella chiesa, yeah, he's coming to the church. Com'è possibile che il giudizio avvenga dal santuario? Com'è possibile che il giudizio avviene nel luogo dove si radunano i suoi figlioli? Yeah, the judges how is going to become on the world to help us. Fratelli, voglio dirvi qualcosa a cuore aperto. Yeah, the brothers, our heart is going to be open and we tell something. Ci troviamo in un momento in cui c'è una terribile confusione spirituale. Yeah, there is a terrible and spiritual life. Ogni giorno nasce una chiesa. Yeah, every day is going to be born one church. Ogni giorno nasce un pastore, non ogni giorno, forse ogni ora nasce un pastore. Every hours there going to be one pastor is going to become. E uno si alza e dice che deve fare il pastore. Yeah, one person is he will wake up, he will tell I am pastor. Non c'è più Gesù che dà i ministeri, è la gente che se li prende da soli. Yeah, our Lord Jesus Christ is not giving the post, but the man is taking themselves. In questa confusione noi dobbiamo avere gli occhi aperti. Yeah, this confusion we must open our eyes. Ma l'unica possibilità di avere gli occhi aperti in questa confusione è la parola di Dio. Yeah, only one thing, the bed of God is going to be open your eyes and your heart. Voglio dirvi una cosa, non ci rimanete male, ma ve la dico in maniera molto limpida. Don't think that bad, just it is the trueness. State attenti a quei luoghi dove viene detto che ci sono tanti miracoli. Yeah, the world is many miracles is going happen. State attenti a quei luoghi dove viene detto che ci sono visioni a non finire. Yeah, the miracles of seeing means that it's not going to be finished. Perché ci sarà un giudizio anche per questo. Even one judge is there to see that miracles. E Gesù non ha detto i miracoli vi attireranno, ma ha detto io vi attirerò a me. Yeah, because God is our Lord Jesus is saying that he is doing miracles. La chiesa di Dio è quella che si attacca a Gesù. Yeah, the church of God is going to be miracles is God. E dice che negli ultimi tempi molti diranno ma noi abbiamo fatto miracoli. Yeah, many people telling that we did miracles. Abbiamo cacciato demoni. Yeah, we sent off Satan. E Gesù dirà ma io non vi conosco, non so chi siete. Because Jesus telling that I don't know about you, I don't know you. E vedete che non è quello il metro di misura per capire se si è nella verità. Yeah, this is enough to listen actually. Ci sarà un giudizio anche per queste cose. There are one judges there to andate via da me, non vi ho mai conosciuto. Because I don't know about you, just go out from me. Ricordatevi della porta stretta. Yeah, just to listen the door, the small door. Ricordatevi della strada stretta. Yeah, the way is very small way. State attenti alle grandi folle. Yeah. State attenti alle grandi folle. Yeah, just attention for that thing. State attenti ai richiami amplificati di persone. Veniamo, facciamo questo, c'è questo, andiamo a vedere. Gesù non ha stabilito nulla di tutto questo. Just listen, just attention for the people who are doing the not in word of God, they're doing the worldly things. Lui ha parlato di una via, ed è lui la via. Because the Lord Jesus Christ only way. There is no way is there the world. E lui non vi ha detto vi darò dei pastori che faranno delle cose incredibili, seguiteli, non ha detto lui. Yeah, he's not telling that to the other people that are doing these things. E lui ha detto io sono il buon pastore. Yeah, he is the only one pastor of we have. E io sono la porta delle pecore. Yeah, I am the door of that. E chi viene per questa porta? Yeah, whoever coming enter me. Io riconosco, ma chi sale dall'altra parte è un ladro, è un brigante, viene per rubare le pecore. Yeah, that whoever coming from worldly, the pastors, they are actually the
to thieves. Gli ultimi tempi saranno difficili. The last days going to be happen this. Iniziate dal santuario. Yeah, just to listen to the word of God. Prendiamo come figli di Dio una decisione. Yeah, oggi. Just you decide that you are the son of God. Quella di metterci tutto dalla parte di Dio. Yeah, just you listen to only that part of God. Stai attento anche a questo modo di vivere tiepidamente. Yeah, just attention about your life. Perché in cielo non c'è tiepidezza. Yeah, in heaven there is no sadness. Non è possibile entrare tiepidi così come sei. Tiepido nel freddo e nel caldo. Yeah, the lukewarm people, they cannot enter the veda, that heavenly. Non è possibile. Nel libro dell'Apocalisse Dio ha condannato apertamente la tiepidezza. Yeah, because the word of God is telling the revelation, you must be hot, otherwise you must be cool. You cannot be in lukewarm. Oggi decidi insieme con me di metterci dalla parte just, di today just you decide to with us. Prendi una decisione forte. Just you decide to do yours. La decisione che prenderai oggi sarà in grado di cambiare il tuo destino eterno. Yeah, today what you're going to be decide is going to be get in heavenly. La tua life. Decisione farà in modo che il tuo nome venga scritto a caratteri grossi nel libro della yeah, vita. Yeah, your decide is going to be written in the word of the. Allontanati da ogni modo di vivere tiepida la tua fede. Yeah, the lukewarm life is no good. E voglio dirti anche un'altra cosa. You want to tell something. È l'ultima cosa. Yeah, the last things. Ma avrai sempre modo per vivere in maniera superficiale la tua fede. Molte saranno le motivazioni per farti vivere superficialmente la fede. Yeah, our life is different ways there to faith. How you must be in faith in God. Perché avrai sempre una cosa che avviene nella tua vita che non ti permetterà di darti tutto al Signore. Yeah, well, your life is something coming from. It's not coming from heaven. You're not going to be listening anything. The worldly things, just leave it. Anzi, ti dirò di più. Yeah, just I want to tell something. Proprio oggi che prenderai la decisione di metterti dalla parte del Signore, succederà quella cosa che ti farà ripensare. Yeah, today just you decide to do these good things. E allora tu mi chiedi, fratello, cosa devo fare? Yeah, just you ask what I have to do. La tua decisione non falla dipendere da niente. Yeah, your decision is not depend upon you. Scegli oggi. Just you decide today. Di servire il Signore. Just you want to do e God farlo works. Con tutto il tuo cuore. Yeah, just from you full of heart, con you are full of your heart, tua anima. Yeah, full of your soul. E con tutte le tue forze. Whatever you are. Ancora un po'. So I want to tell something. E ce ne andiamo da qui. Yeah, sure from we are going from. Non manca molto. Yeah, we don't have the time, lot time. Avete sentito, il giudizio è già pronto. Yeah, we just will listen. The judgment day is ready. L'uomo di lino sta ancora un po' passeggiando. Yeah, that man, our Lord Jesus Christ, just is giving chance. Ma poi verrà il momento. Yeah, there is after that it will come time. In cui l'uomo di lino verrà a prendere tutti quelli che sono scritti nel libro della vita. Yeah, that man is whoever written is going to be take. Per portarli nella patria celeste. Yeah, they're going to take in heaven with the heavenly Father our Lord. Mentre sulla terra. Yeah, who are remaining in the earth. Resteranno. They're remaining. Tutti quelli che hanno rifiutato la grazia di Dio. Yeah, whatever they're just reject of the God. Quelli che hanno rimandato la grazia di Dio. Yeah, they're not care about that the grace of God. E quelli che non si sono mai voluti impegnare troppo. Yeah, they're not spend their time to God. Quelli che non hanno mai voluto prendere seriamente le cose. Yeah, they're not taking seriously to the word of God. Quelli che avevano scambiato la chiesa per un modo per stare insieme. Just they changed to the church is their life. Quelli che venivano in chiesa quando avevano tempo. Yeah, if they have time they're coming to church. Quelli che cercavano il Signore quando avevano bisogno. Yeah, when the need the searching for the God. E quella di servire il Signore è una scelta seria. Yeah, if you select something seriously from God. Che non dipende né dalle cose che abbiamo né dalle cose che non abbiamo. Yeah, it's not depend of what you are having, what you don't have. Non dipende né se stiamo bene né se non stiamo bene. Yeah, it's not depend of you are you happy in your life or you're not happy in your life. La scelta di servire Dio ci relaziona con l'eternità. Yeah, your decision of the God, Heavenly Father. E siccome ci relaziona con l'eternità non può dipendere da ciò che oggi c'è e domani non ci sarà. Because God is selected actually. Preghiamo il Signore. Just let us pray. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al suo nome.